Bentornati ragazzi in questo nuovo video qui da Diegub. Oggi apriremo in anteprima il nuovo cofanetto di Speed Duel, Strade della Città dei Duelli, in uscita ovviamente durante questo mese, più precisamente il 24 di agosto. All'interno, come al solito, troviamo 8 deck pronti per essere giocati e anche un pacchetto con ben 6 rare segrete, comprese in una collezione di 22 carte che troveremo qui dentro, ma che saranno appunto anche rare segrete. Oltre a questo, come promo abbiamo sempre garantite 2 carte rare segrete, ovvero il Mago Nero di Arcana e anche Slifer, che vediamo sulla confezione su praticamente ogni lato. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa troviamo all'interno di questo cofanetto. L'ultima volta, come ricorderete, abbiamo aperto il cofanetto di appunto Yu-Gi-Oh! GX, dove eravamo all'Accademia dei Duellanti, c'erano gli esami dei fratelli Paradox che Jaden e anche Cyrus dovevano affrontare, mentre qui invece ci troviamo nella Città dei Duelli. Quindi facciamo un passo indietro e viviamo di nuovo le avventure di Yugi e di Joy, soprattutto perché questa è una parte molto importante per appunto il ragazzo con il drago nero occhi rossi. Come vedete qua dentro, tra l'altro, abbiamo anche un playmat, c'è Arcana. Arcana, ve lo ricorderete senz'altro, il suo duello con Yugi nel circo. Era un circo, se non mi ricordo male. E qui abbiamo anche appunto 4 bei mallopponi pieni di carte da andare a scoprire. Saranno i deck di Joy, di Yugi e dei loro rivali di questa serie nello specifico. Partiamo quindi con, penso, quello che sarà il deck di Joy e qualcos'altro sicuramente. Abbiamo il Drago Nero Occhi Rossi come primissima carta. Tra l'altro vi ricordo sempre che le carte di Speed Duel possono essere giocate nel TCG classico di Yu-Gi-Oh!, ma il contrario non può avvenire, perché la carta deve avere appunto, come vedete, il logo di Speed Duel nel text box. Drago Nero Occhi Rossi, abbiamo Golem Ingranaggio La Fortezza Movente, il Kong Voltaico, Parshat, Incantatore Rosso Oscuro, Drago Doppia Canna, Necromante Hannibal, Mago della Fede. Ci sono carte utili, come vedete, anche per altri formati qui dentro. Prestigitazione del Libro Mastro, Fascino dell'Oscurità, Turbine, Raggio Notturno, una buona carta, Nobiluomo dello Scambio, pure questa, Ananas Esplosivo, Metalmorph, Michizure, Posto di Blocco Potente, Buco Trappola Chiusa, Chousai il Ferma Fantasmi, questa carta non è appena uscita tra l'altro, Chou-Lin il Profeta, Monaco Anarchico Ranshin, Meiko, Maestro delle Barriere, Kiko, il Distruttore di Spettri, fortissimo, Legione Demone Giullare, Doppio Colston, Maisei, e abbiamo anche il Mago Nero di Arcana, quindi credo proprio che fossimo arrivati. Oh, Freccia Antimagia, buonissima tra l'altro, mi piace un sacco. Talismano del Sigillatrappole, sì, siamo arrivati al deck di Arcana appunto. Non so se vi ricordate l'episodio di Arcana, ma tra l'altro penso sia uno dei più iconici. Questo credo sia invece il deck del burattino, tra virgolette, Melma Umanoide, Muka Muka Infuriato, Melma Rifletti Magia, Serpente Sinistro, Madre Grizzly, Macchina Genera Gelatina, Rifornimenti d'Emergenza, Carte Infinite, Gelati Segna Mostro, Polimerizzazione, Difensori di Gelatina, Desideri Solenni, Carica dei Segnamostro e Drago Verme Umanoide. Stavo dicendo, l'episodio in cui vediamo Arcana è sicuramente uno dei più interessanti di questa serie di Battle City. Abbiamo Mago Nero, abile Mago Nero, che tra l'altro non so se vi ricordate, ma arrivò anche un po' censurato da noi, Breaker. Quindi, insomma, se l'avete visto al tempo, forse rivedendolo adesso avreste delle altre idee su cosa sta succedendo in quella partita. Pronti l'intercetto, Paladino Oscuro. Dopo voglio vedere quali sono le carte che sono state scelte per diventare secret, perché diciamocelo, è la parte più interessante. Spada dell'Alligatore, Cucciolo di Drago, questa è un po' di roba di Joy appunto, Rinforzi dell'Esercito. Però ho visto delle carte interessanti tra di queste, delle staple. Kunai con Catena con l'artwork alternativo, tra l'altro. Guerriero Carbonala, Giltia, Spadaccino di Fuoco, chiaramente.
e il drago millenario. Quindi per ora abbiamo visto deck di Joy, deck di Arcana e deck di Yugi. Qui invece abbiamo Mako. Mako che appariva anche nella serie del Regno dei Duellanti, ma che tornò appunto in Battle City con Daedalus, se non vado errato. Balena Fortezza, recupero. Oppure sto dicendo una cavolata perché mi ricordo degli Structure Deck. Può essere Rimersione, Giuramento della Balena Fortezza. Forse era proprio la Balena Fortezza il suo Ace Monster. Eldonia Paleozoica. Qua invece c'era Brookido. Quindi ci sarà anche... oh, l'insetto sega elettrica. Ci sarà anche, credo, Rex Raptor. O anche, in realtà, Esparoba. Esper. Gokibore. Insetto metallico corazzato. Mi riporta tanto indietro nel tempo, quando giocavo a Yu-Gi-Oh! Spirit Color su DS. Queste cose. Queste carte. Jinzo. Jinzo Supremo. Richiama Jinzo. Riflettore. Distruggitron. Dottor Frankenderp. Assurdo. Annullatore di magia. Ok. Golgoyle. Shock Cyber Energia. Incalanamento. Dono del Martirio. Amplificatore. Sepoltura Shock che mai fa male. Ciclone Cosmico pure. Scambio creature. Scontro mentale. Scudo prosciugante. E infine abbiamo il pliccone di carte skill simili a quelle di appunto Duel Links. Di fatto il formato è molto simile a come si gioca appunto al gioco in digitale. E qua vediamo sì, Arcana, il burattinaio, Joy, posseduto tra l'altro, Kaiba, Mai, Bones. E lui, il più forte mostro, teschio evocato. Schiaccia cervello, ma è mai stata riprintata questa carta? Era proprio una promo di Spirit Caller che vi dicevo prima. Mago Ordine del Caos, Coleottero Spade Incrociate, Girfrid, Forza d'Attacco Goblin, La Fanciulla Macabra, Marionetta Magica, Principessa dei Fantasmi, Cuccio di Drago Chirossi, bellissimo, Coleottero Reversibile, Guerriero Atlantide, Zera la Manta, Pioggia Acida, Libro di Taio. Ok, carte interessanti, Ultimo Giorno della Strega, Rito di Zera, Pistola dietro la porta, Magia Spossante, Scudo d'Abbraccio Magico, Drago Sputafuoco, i vari Dark Scorpion, Abile Mago Rosso, in realtà ce n'erano due di Dark Scorpion, Libro della Luna, Arma Fusione, Lancio del Martello, Vento Perso, Poltiglia Rifletti Metalli e Muro di Disturbo. E ora il momento è giunto, andiamo a aprire le carte Secret. Come vi ho detto inizio video, di Secret garantite Speed Duel. Dentro questo box abbiamo il Mago Nero di Arcana, guardate qua che bellissimo foil Secret, e abbiamo anche Slifer. Queste due le trovate in ogni confezione, quindi non dovete preoccuparvi di non trovarle all'interno di questo box. Andiamo a vedere le altre Secret. Abbiamo 1800-700, sarà Girfrid? Ma invece no, è Kiko! Il distruttore di spettri, bellissima carta, anche per formati retro. Bellissimo davvero. Una fusione. E lo spadaccino di fuoco. Bello. Anche lui molto molto bello. Andiamo avanti, una trappola. Rovine diffuse. Magia? Sipario magico nero. Bella anche questa. Me la ricordo da Premium Pack 1 era. Scambio creature? Bellissima. È proprio bello quando una carta così vecchia viene ristampata anche in rarità alta. E Tornado di Polvere. Parlando proprio di carte vecchie che vengono ristampate in rarità alta, credo che non sia mai stata fatta Secret questa carta. Correggetemi se sbaglio. Dunque ragazzi, vi ricordo che il cofanetto in questione, Strade della Città dei Duelli, arriverà il 24 agosto in tutti i migliori negozi e OTS Store. Come vedete ci sono 8 deck con cui poter giocare tranquillamente tra amici, ma soprattutto ci sono anche 8 rare segrete, 6 delle quali sono casuali, mentre 2 sono sempre garantite. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche se giocate a Speed Duel e ovviamente lasciatemi un mi piace per supportare il canale. Qui da Diegub per oggi è tutto e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Ciao ragazzi!